Radio Radicale, 28 agosto, sono le 4:33 del pomeriggio. Siamo con Damiana. Ciao Damiana. Buonasera. E siamo per Damiana per sentire, siamo con Damiana per sentire la sua storia. Vogliamo Sì. parlare con Damiana della sua storia. Damiana, martedì andrà in Svizzera Sì. e praticherà un'eutanasia. Noi vogliamo sentire la tua storia per capire qual è il percorso, quali sono le difficoltà e come ti senti. Sì. Partiamo da quello che preferisci. Sì. Allora, sono Damiana, sono una signora di 68 anni. Nel 2000 mi hanno diagnosticato la sclerosi multipla. I primi anni dopo questa diagnosi ero abbastanza autonoma, insomma, sembravo una persona normale, guidavo la macchina, uscivo perché mi piace il sole, la luce, il mare, insomma, le escursioni in montagna, le passeggiate lungo la spiaggia, eccetera, va bene. Piano piano la malattia, essendo degenerativa, ha progredito e ha cominciato a togliermi parte dell'autonomia. Tutto questo naturalmente ha influito anche in famiglia, per cui col marito sono cominciati gli attriti, è cominciato il disprezzo, insomma, non si andava più d'accordo. Tanto che io un bel giorno, esasperata, ho anche tentato il suicidio. E purtroppo mi è andata male, infatti sto ancora qui. La malattia è progredita. Quando ho visto che praticamente, dopo aver fatto tutte le terapie del mondo possibili, non ottenevo niente e la degenerazione proseguiva, che cosa ho fatto? Ho cercato una via, chiamiamola di scampo, cioè sentendo sempre Radio Radicale, perché sono un'ascoltatrice di Radio Radicale, ho conosciuto l'associazione Luca Coscioni, che si occupava dei problemi di fine vita e di ricerca scientifica. Mi sono messa in contatto con l'associazione, ho conosciuto attraverso i giovani che mi parlavano per telefono, ho potuto conoscere anche Marco Cappato, il tesoriere dell'associazione, il quale è molto sensibile a tutta questa problematica di fine vita. Tanto che con lui ci siamo anche incontrati circa 3 anni fa. E lui a quei tempi abbiamo fatto, cioè con lui abbiamo fatto una lunga chiacchierata. E a quei tempi mi ha visto che, insomma, bene o male, ero ancora abbastanza, molto più autonoma, mi muovevo con l'aiuto del bastone, ma insomma, sapevo che comunque la malattia era degenerativa, e anche Marco lo sa. Allora, che cosa è successo? Tramite l'associazione Luca Coscioni e tramite l'aiuto di Marco, mi sono messa in contatto, sono stata messa in contatto con l'associazione Exit, la quale associazione Exit mi ha messo in contatto con l'associazione Dignitas, che ha la sede in Svizzera. Questa è tutta la trafila che ho fatto. Quindi, diciamo, adesso mi trovo praticamente relegata a letto perché cammino male, c'è il rischio di cadere, perché io sono già caduta diverse volte, tanto che l'ultima volta che sono stata ricoverata al pronto soccorso, nelle radiografie hanno pure visionato le vertebre e ne hanno visto due, di uno mi pare e di due. Hanno visto queste due vertebre plurifratturate, ma sicuramente sono fratture antiche. I dolori fortissimi che mi partivano dalla zona sacrale verso le gambe, che me le bloccavano in maniera atroce, mi hanno detto i
le persone che fanno parte dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che erano dovuti non alle vertebre ma alla malattia. Ora, questi dolori atroci, tramite la terapia antidolore, sono andati via. Però mi hanno lasciato molto più invalida, in quanto adesso se sto ferma non si nota, ma le mie mani, appena provo a fare qualche movimento, cominciano tutte a tremare e sono spastiche. A parte che, come vedete, la sinistra è anche mezzo atrofizzata in confronto al lato destro. Allora, visto tutto questo po' di cose, io non voglio aspettare a rimanere paralizzata del tutto. Ho capito. Però ti interrompo un attimo. Prego. Tu hai descritto le tue difficoltà. Ecco, ti faccio una domanda per capire. Non basterebbe maggiore assistenza? No, perché a un certo punto uno ha anche una dignità personale. Allora, la dignità, a mio parere, ha vari gradi, varie sfumature. C'è chi accetta l'assistenza totale, c'è chi non l'accetta. Una come me, che è stata abituata sempre a fare tutto da sola, non accetta un'assistenza totale nell'igiene, essere imboccati addirittura, no, per carità, uno preferisce farla finita, perché tanto io lo so, perché lo so, mi sono documentata, che la sclerosi ti porta a questo, allevati tutte le facoltà per cui tu a un certo punto non puoi neanche più mangiare, non puoi deglutire, e c'è la questione anche di andare al bagno, tutto quanto, la pulizia personale, non ti puoi lavare i denti autonomamente, cioè, voglio dire, ma che cambia fa sta maniera? Tanto più che, tra l'altro, io non abito a casa mia. Quindi tu vuoi esercitare questa libertà? Questa è la tua sì, scelta, sì. E vuoi esercitare? Anche perché uno, diciamo, che ha amato la vita nel senso di sole, poter uscire, andare al mare, come ho detto prima, fare le escursioni, ti viene negato tutto questo. Non puoi godere, cioè la vita non ti appartiene più, tutto ciò che è fuori di te non ti appartiene più. Allora, tu ormai stai in un'altra sponda, e questa non è più vita, perché la vita è poter, diciamo, godere di quello che c'è, non si gode più di niente, allora non è vita questa. Andiamo avanti. Che cosa sai di quello che succederà martedì in Svizzera? Io so questo. Dunque, martedì alle ore 16 avrò la visita di un medico e quindi parlerò con questo medico. Il giorno dopo ci sarà ancora un'altra visita col medico e parlerò di nuovo col medico. Quindi ti fanno pensare e ripensare, evidentemente. Il terzo giorno, se io sono d'accordo, loro avranno una bevanda, adesso il nome ce l'ho scritto ma non me lo ricordo, ti daranno una bevanda e tu devi berla da solo, no? Cioè non saranno loro che te la fanno bere, te la devi bere da solo. Questa bevanda ti farà addormentare e non ti risvegli più, cioè è una cosa bellissima. Un'altra domanda, Damiana. Prego. Per arrivare a questo, ci sono state delle spese e di che entità? Sì, infatti io ci penso sempre, dico, ma chi non può fare questo? Se solo la dico l'entità, chi non può fare questo? Dico, ma perché deve non poter usufruire di una dolce morte? Vabbè, comunque la quantità di spese è questa, è venuto in totale circa sui 10.000 euro. 10.000. Ora, ripeto, chi non ha 10.000 euro, ma che fa? Poi la mia preoccupazione era, ma se io non riesco neanche a strisciare lungo le pareti, mi tocca pagare un'ambulanza per andare in Svizzera, ma come si fa a pagare un'ambulanza per andare in Svizzera? Andiamo avanti. Hai avuto difficoltà in questo processo per ottenere... Dunque, è stato un processo veramente lungo, perché ecco, è durato... Il tempo poi è una questione... È durato più di 2 anni. Hanno richiesto tanti di quei documenti,
Marco Cappato sa benissimo quanto è stata lunga questa odissea dei documenti. E qui devo aprire una parentesi. Alla fine io dovevo inviare due documenti in Svizzera, certificato di matrimonio, certificato di nascita. Questi due certificati mi sono stati spediti dagli uffici competenti, quindi io sapevo che erano arrivati. Non mi sono stati consegnati, Marco sa questo. Non mi sono stati consegnati perché la signora patrona del Bed and Breakfast li ha trattenuti lei, perché chissà che pensava di fare del bene, non lo so. Insomma, fatto sta, poi ci si è messa di mezzo un'amica sua che conosceva tutta la mia odissea. Fatto sta che il giorno dopo che ha incontrato questa sua amica, i documenti sono apparsi tutti e due insieme con le due tutte e due insieme con le due ricevute di ritorno. Ho potuto spedire questi documenti in Svizzera. Dopodiché loro mi hanno richiesto l'ultimissimo documento, cioè hanno voluto una nuova carta d'identità in cui si vedesse, perché avevano già le foto della prima carta d'identità, in cui si vedesse la trasformazione del mio volto. E gliel'ho mandata, è stato l'ultimo documento, ma ne hanno voluto Quindi tanti. in totale quanto tempo ci hai messo da quando hai deciso? È circa 2 anni Due e qualcosa in più. anni. Avresti voluto avere la possibilità di fare tutto questo in Italia? Accidenti, altro che dover arrivare fino in Svizzera, è abbastanza pesante. Io ci andrò, però certamente rimpiango di non aver potuto far tutto in Italia. Mi sarebbe piaciuto. So che in Parlamento giace un disegno di legge di iniziativa popolare, ma ho l'impressione, da quello che ho sentito, che purtroppo giacerà per molto tempo se le altre persone non si daranno da fare. Io do la mia collaborazione per quel poco che posso. Spero che questa legge vada avanti, però so che le leggi di iniziativa popolare hanno una strada molto stretta. Io auguro a chi sta combattendo, compreso in testa Marco, che mi si possa riuscire a ottenere qualcosa. Io vado in Svizzera, ma mi auguro che le altre persone possano finire dolcemente in Italia. Che poi so che ce ne stanno tante di persone che si suicidano in maniera anche brutta, triste. Quindi voglio dire, l'eutanasia io vedo che in fondo è richiesta da tante persone. Cioè non è che sia solo io quella che così vedo in maniera strana la vita, la fine vita, ma sono tante altre le persone che vogliono questo. Per esempio, io come possiamo dire, ho parlato, ecco, ultimamente col mio fisioterapista e lui sa di questa mia, come possiamo dire, questa mia esperienza che farò. E ha condiviso in pieno tante altre persone, anche le signore che cercano di aiutarmi, di darmi una mano, per quanto posso, anche loro sono d'accordo. Perché insomma, sta malattia, parliamo, è una malattia che ti leva tutto, pezzo per pezzo, e io non ci voglio arrivare alla fine, a non poter più parlare, a non poter deglutire, perché si arriverà a questo. E poi quando ti piglia il cervello, che fai? Grazie Damiana. Ma grazie a voi. Io spero che questo possa servire, questo mio piccolo, come possiamo dire, questa mia piccola partecipazione a questa campagna.